In un mese e mezzo hai trasformato 7 euro in 1917 euro. Esatto. Quindi hai totalizzato in un mese e mezzo il 27.285,71%. Questo Praticamente è hai poco. sbaragliato qualsiasi altro risultato generato, ad eccezione di uno che è stato portato a casa nell'agosto 2020, in cui Gianluca ha trasformato 100 euro in oltre 45.000, lui ha generato quindi oltre il 45.000%, tu invece hai trasformato 7 euro in 1.917 euro nell'arco di un mese e mezzo, totalizzando il 27.285%. Quindi in assoluto ti posizioni al secondo posto per il ROI più alto, appunto, in assoluto rispetto a tutti gli altri studenti. E non sono mai riuscito ad eguagliare il tuo risultato, sinceramente. Io non ho mai neppure pensato lontanamente che con il metodo ROI Booster si potessero trasformare soli 7 euro in 1.917 euro in meno di un mese e mezzo, anche perché io non ci ho mai provato e quindi i miei complimenti sono doppi, perché sì, ho guadagnato ROI del 300%, del 1.000% e più, portando a casa anche 23.000 euro con una singola operazione, però io ho investito molto più capitale rispetto al tuo. Consigli o no il metodo ROI Booster e se sì, perché? Allora, lo consiglio sostanzialmente per le ragioni che già ho detto poco fa, nel senso che è un modo per sentirmi libero. Te lo consiglio perché per me è una cosa assolutamente positiva perché emotivamente mi libera, veramente. Due, mi libera il tempo. Perché mettere come dire, quando c'è la pubblicazione dell'esito, prendere l'esito, metterlo in macchina e non fare più nulla. Problema. Vuol dire che tu hai un rendimento rispetto al tempo elevatissimo, anche se guadagni 10 euro, ma 10 euro per non fare nulla, oppure solo per inserire in 3 minuti l'operazione in macchina, quello che poi ho fatto all'inizio. Benvenuto Gianni Aiello, giusto? Sì, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te e benvenuto. Allora, ti faccio poche semplici domande. Che lavoro fai? Allora, io sono un ingegnere, lavoro in ambito sanitario, attualmente adesso in malattia perché ho il Covid, per cui ancora per una settimana credo che starò a casa. Ok, tu sei ingegnere edile o di altro genere? Ambientale, ambiente, Ambientale, e quindi ingegnere lavori con le ambientale. strutture sanitarie? Io lavoro, mi occupo sostanzialmente di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ah, ok, perfetto. E lavori a Bologna E lavoro a principalmente? Bologna, sì. E il tuo Adesso. lavoro ti impiega molto, poco, lo riesci a gestire da Ma remoto? praticamente sì, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, ecco, quindi fate conto fino dalle mattine, dalle 8 fino alle 4, alle 5 del pomeriggio. Ok, hai avuto Quindi modo, visto che così. io ho abitato a Bologna circa 6 anni, di Come lavorare con il Sant'Orsola, quindi. dire? Sì, ma io sono dipendente del Sant'Orso. Ah, ok, quindi fai quasi casa e Ormai lavoro, perché. da. Sì. Ormai dal 2000 e 2001, quindi sono ormai 20 anni che sono dipendente del Sant'Orso, da Ah, quando grande. praticamente ho laureato, ecco. Ok, allora, tu quindi sei ingegnere ambientale. E ti sei approcciato anche al Sì. trading sul Forex? Mi sono approcciato al trading anche, sì, anche sul Forex, sugli ICI, da un po' di tempo a questa parte anche un po' sul Forex, ecco. Ok, da quanto tempo ti sei approcciato al trading e anche sul Forex? Ma fai conto da 4-5 anni, ecco. Ok, e come hai Sempre con cominciato? dei Quali erano? risultati. Quali erano le analisi che facevi prima di conoscere me? Praticamente solito modo con cui si approccia la massa sostanzialmente, per cui all'inizio cerchi delle informazioni o sui libri o su internet, quindi approcciando l'analisi tecnica. Totalmente discrezionale, quindi non facendo conto assolutamente dell'aspetto emotivo è legato alla gestione del portafoglio, che è l'aspetto che con il tempo ho imparato a essere l'aspetto più importante, ancora più importante dell'entrata sul livello giusto o sbagliato, ecco. Ok, Per giustamente cui tu niente, per dici che. cui nel tempo mi sono accorto che questo approccio. Quindi giustamente tu dici che Dimmi. bisogna necessariamente adottare, perché prima cosa, un money management ferreo, solido, che abbia più di tutte la probabilità di portarci in profitto nel lungo periodo soprattutto.
Assolutamente. Dettaglio. Paradossalmente, Sì. pur avendo, se una delle, una gestione assolutamente ferrea, quindi entrando con delle posizioni che sono assolutamente adeguate rispetto al proprio portafoglio, per esempio io quello che ho fatto negli ultimi periodi è utilizzare delle size veramente piccole, ridicole, talmente ridicole che se anche mi va contro non mi dà ansia, perché io dico lo lascio lì, poi quando mi ritorna nella mia direzione, poi lo chiudo quando mi va in profitto. Ottimo. No? E tu come mi hai conosciuto? Quando mi hai conosciuto? Ma io ti ho conosciuto ormai 1 anno e mezzo fa, Ok. quando praticamente dopo una delle tante situazioni negative che avevo vissuto, avevo visto che c'era questo metodo statistico, non discrezionale, e soprattutto che avesse un metodo, grazie a questa metodologia, non legato all'emotività. Ecco. Quindi non legato all'emotività per 2 ragioni. Uno, perché non è discrezionale, quindi non è legato all'analisi tecnica. Due, perché la gestione della size era tale da non implicare una esposizione emotiva eccessiva. Per Che cui avrebbe il fatto implicato di dire negativamente. che per me nel tempo è sempre stato l'aspetto più negativo in assoluto, che mi ha portato sempre delle perdite. Ok, quindi praticamente che cosa hai fatto? Hai continuato ovviamente a mandare avanti la tua professione principale di ingegnere ambientale. Hai Assolutamente. aggiunto il trading e anche il trading sul Forex, inizialmente con analisi totalmente discrezionali e money management che non hanno funzionato. Ti sei accorto di questo? Non hai abbandonato il trading sul Forex, hai conosciuto me. Soprattutto Esatto. perché ti ha incuriosito il metodo statistico zero discrezionale abbinato all'antimartingala. Quindi Assolutamente così. Assolutamente raccontaci da così un anno e perché mezzo a questa parte come è cambiato il tuo trading e cosa ti ha portato. praticamente è molto semplice, che la possibilità di poter consultare i Google Sheets e di poter inserire la griglia degli ordini all'interno della piattaforma, per me era assolutamente, anzitutto, un risparmio di tempo, per cui dovevo semplicemente guardare gli esiti, inserirli in piattaforma, dopodiché, se avevo del tempo, seguire l'andamento dell'operazione, se non avevo del tempo, mettevo io degli stop loss tali da non andare a intaccare sostanzialmente quello che è la quota che lo stesso esito mi diceva di gestire, ecco. Ok, quindi da un anno e mezzo a questa parte tu hai cominciato a lavorare con il metodo statistico che oggi è conosciuto come metodo Roy Booster, sfruttando l'antimartingala. E in che modo? Raccontaci. E Esatto. che cosa hai raggiunto soprattutto? Quali sono stati i tuoi risultati? Allora, i risultati sono stati che allora, nel momento in cui ho deciso di aprire sistematicamente il metodo, adesso faccio un esempio molto pratico, avevo portato un conto con l'analisi vecchia, sostanzialmente ero arrivato da 1.000 euro a 7 euro. Quindi con l'analisi discrezionale avevi Dopodiché, perso 993 euro. 993 euro. Praticamente quindi ho detto, bene, adesso mi fermo un attimo dopodiché mi è ritornato in mente, dopo un periodo di fermo, che avevo approcciato il tuo metodo qualche tempo fa. Per cui ho detto, adesso voglio riprendere a tradare nella maniera in cui mi è consentito, in modo da non coinvolgermi emotivamente. Per cui, riprendendo a fare trading con il tuo metodo, sostanzialmente ho iniziato a inserire gli ordini. Chiaramente con 7 euro capite che tipo di size potevo inserire, no? Per cui Certo. 0,001, quindi delle size veramente ridicole, però che via via, con il tempo, giorno dopo giorno, mi hanno sostanzialmente, praticamente con dei guadagni pressoché sempre pari al 100% rispetto alla size che andava a me, facevo sempre dei ROI pari al 80-100%, 80-100%, per cui piano piano ho cominciato ad incrementare la posizione fino sostanzialmente a stamattina. Adesso sono arrivato a 1.917 euro, ecco, nel conto Ok, quindi corrente. praticamente che cosa hai fatto? Nonostante avessi a disposizione un anno fa il metodo Roy Booster, statistico abbinato all'antimartingala,
Hai continuato a lavorare con alcune analisi discrezionali che utilizzavi prima e hai perso di 1000 euro 993 euro. Ti sono rimasti sul conto questi 7 euro, ti sei fermato per un periodo, successivamente hai voluto ricominciare, ti sei ricordato che avevi il metodo Roy Booster in tuo possesso e utilizzando l'antimartigala ed investendo per ogni singola operazione il minimo indispensabile che potesse farti stare tranquillo emotivamente, hai portato il conto da 7 euro a 1917 euro questa mattina. Esatto, In quanto esattamente tempo? questo. Allora, metà gennaio, no, 2 febbraio mi pare, dal 2 febbraio oggi, quindi in un mese e mezzo, fai conto. In un mese e mezzo hai trasformato 7 euro in 1917 euro, Esatto. con un ROI che possiamo calcolare prendendo una calcolatrice. Se il Mac mi aiuta, vediamo un po'. Quindi hai guadagnato 1910 euro, Adesso aspetta che mi vediamo se riesco a 10 stamparmi anche. fratto 7 per 100. Quindi hai totalizzato in un mese e mezzo il 27.285,71%. Questo Praticamente è hai poco. sbaragliato qualsiasi altro risultato generato, ad eccezione di uno che è stato portato a casa nell'agosto 2020, in cui Gianluca ha trasformato 100 euro in oltre 45.000, lui ha generato quindi oltre il 45.000%, tu invece hai trasformato 7 euro in 1917 euro nell'arco di un mese e mezzo, totalizzando il 27.285%. Quindi in assoluto ti posizioni al secondo posto per il ROI più alto, appunto in assoluto rispetto a tutti gli altri studenti. E quindi per Ottimo. questo io ti faccio i miei complimenti. E però prima di chiudere vorrei farti delle domande specifiche sul consigliare o meno il metodo Roy Booster. Ad oggi, dopo tutto quello che sei riuscito a fare, dopo la costanza e la disciplina e la determinazione che ti hanno contraddistinto, ovviamente, perché tu potevi comunque continuare a sbattertene, tra virgolette, del metodo e Certo. continuare ad utilizzare analisi discrezionali, consigli o no il metodo Roy Booster? E se sì, perché? Allora, lo consiglio. Sostanzialmente per le ragioni che già ho detto poco fa, nel senso che se uno ha, io cioè, voglio dire, io conosco delle persone che sono dei trader bravissimi che riescono a fare trading anche a livello discrezionale senza lasciarsi coinvolgere troppo dall'aspetto emotivo e essendo molto bravi a gestire le size, no? E io questo problema qui ce l'ho, continuo ad averlo, però con questo metodo so già come devo espormi, quindi in maniera non discrezionale, quindi se il metodo mi dice tu su questa operazione ti posizioni con 50 euro, io so che più di quei 50 euro non li perdo, punto. Quindi per me questo è un modo per sentirmi libero. E se li perdo, amen, ho perso 50 euro, non è un problema per le mie Certo. tasche. E quando Ok? fai profitto, chiudi mediamente al Ma 100% di ritorno sull'investimento. quando faccio profitto, 50 euro di profitto con ROI al 100%, oppure mi è capitato di fare 300%, insomma, adesso. Per cui io sono molto contento di questo. Ecco, quindi questo è una cosa che a me io lo consiglio perché per me è una cosa assolutamente positiva perché emotivamente mi libera la mente. Due, mi libera il tempo. Perché mettere come dire, quando c'è la pubblicazione dell'esito, prendere l'esito, metterlo in macchina e non fare più nulla, non è male. Vuol dire che tu hai un rendimento rispetto al tempo elevatissimo. Anche se Ok. guadagni 10 euro, ma 10 euro per non fare nulla, oppure solo per inserire in 3 minuti l'operazione in macchina, quello che poi ho fatto all'inizio, No, era così, nel comunque io senso che non sono all'inizio mai io per riuscito, guadagnare. non sono mai riuscito ad eguagliare il tuo risultato, sinceramente. Io non ho mai neppure pensato lontanamente che con il metodo Roy Booster si potessero trasformare soli 7 euro in 1917 euro in meno di un mese e mezzo, anche perché io non ci ho mai provato. E quindi i miei complimenti sono doppi perché sì, ho guadagnato ROI del 300%, del 1000% e più, portando a casa anche 23.000 euro con una singola operazione, però io ho investito molto più capitale rispetto al tuo. Quello che non sono riuscito mai a fare è la costanza, la disciplina, la determinazione che hai avuto tu nel portare un conto che ormai sembrava spacciato a 7 euro, di 7 euro ad oltre 1.900 euro. Quello io non l'ho mai fatto e non sono mai riuscito a farlo, e perché neppure mi ci sono messo. Perché ci vuole una determinazione, una costanza, una disciplina molto, molto alta, che oggi, ad oggi io ancora non ho. Ciao! Ciao, sono andato a vedere. Piacere mio! Io sono andato a vedere, e mio papà da me.
Sì, io vi conosco indirettamente, o meglio, tuo padre lo conosco meglio. Conosco te indirettamente per conto di tuo padre, che mi ha parlato tanto di te. Esatto, ti ha fatto un Tanto, regalone. senti, io vado a sport, vado a calcio, nuoto, basket e parkour. Bravo. Ho visto che ha la maglia della pallacanestro. Sì. E ti è scappato, ti ha raccontato la sua vita ed è scappato via. Che è cominciata la primavera per tutti, adesso questi bambini cominceranno anche ad uscire e sarà tutto più bello per tutti. Sì, Mi senti? ti sento. Ok. No, Quindi, aspetta che mi sposto Gianni. io perché. Mi sposto un attimo perché c'è la connessione instabile. Ok, ci sono. Dicevo, adesso è cominciata la primavera, molto probabilmente i bambini, sia i miei che i tuoi, che tutti quelli del mondo, andranno a godersi un po' di sole all'interno dei parchi e saranno tutti più felici. Dimenticato Assolutamente, speriamo. tutto quello che di brutto purtroppo è successo negli ultimi anni e continua a succedere, speriamo che finisca presto perché ci meritiamo un po' di Un po' tranquillità di mentale. serenità, un po' Appunto, di serenità, ecco, che è quello che appunto. auguro a tutti. Anch'io dal profondo del cuore spero che tutti prima o poi riusciamo a viverla questa serenità. Assolutamente. Allora Gianni, io ti ringrazio perché veramente ho sentito di un risultato che, come già ti ho detto, io non sarei riuscito a mandare avanti e ti prego di continuare a lavorare come stai lavorando adesso, perché sono sicuro che con quello che hai dimostrato potrai fare molto di più e quindi ti prego, e sicuramente tu accetterai questa mia Sì. preghiera, di continuare a lavorare in questo modo perché questo è l'unico modo con il quale tu puoi continuare a generare questi risultati veramente entusiasmanti. Bisogna sempre mantenere a bada, come dire, la mente lucida, come dici tu, non lasciarsi prendere, perché una delle tentazioni che adesso c'è è che quando uno aumenta i profitti è quello di aumentare l'esposizione. E quello non lo devi fare. Ecco, una volta mi è capitato, mi è andata bene, devo dire la verità, per cui ho detto no, basta. Poteva Sì, perché poteva anche andarti male, anche ovviamente. andare male, per Non cui non abbiamo è che la uno sfera poi deve dirla attrezzata. tutta. Per cui una volta l'ho Assolutamente. fatto, mi è andata bene, non lo faccio più, per cui ecco, questa è una delle cose che uno deve sempre tenere a mente, che quando anche si ottengono dei risultati non si è arrivati, anzi, è sempre un punto di partenza. Il Sia. risultato ottenuto è sempre un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Sia che si soffra una serie consecutiva di perdite, che sappiamo fa male a tutti, qualsiasi esperienza si possa aver maturato sui mercati finanziari, sia che si incappi in una serie positiva di profitti, in entrambi i casi emotivamente noi reagiamo sempre male, anche quando facciamo profitto, perché quando facciamo profitto siamo spinti dal senso quasi di onnipotenza ad Chiaro. aumentare il capitale messo a disposizione ed è proprio lì che poi cominciamo a fare le Le prime cavolate. cavolate, certo. Quindi mi raccomando, continua a lavorare così perché sono sicuro che raggiungerai risultati ancora più straordinari. Io Ok, grazie mille. ti Ti ringrazio terrò. per la disponibilità E di che? Grazie e a te. saluto tuo figlio nuovamente, saluto tutta la tua famiglia e spero Saluto di anche la sentirti tua. presto e sicuramente quando verrò a Bologna ti verrò a rompere le scatole. Un piatto di lasagne non te lo toglie nessuno. Grazie mille Gianni, ci sentiamo Grazie presto. a te. Auguri per tutto. Grazie mille anche a te. Ciao Ciao, Manuel. ciao, 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 ciao. ciao, ciao.